Ricordatevi che nel livello precedente abbiamo sconfitto Estel. Ci siamo riusciti e ce l'abbiamo fatta. Ma adesso, in questo let's play, in questo gioco, è arrivato il momento di proseguire e di andare avanti. Dobbiamo fare un nuovo livello questa volta. Guardate, è arrivato Adam, il padre di Cherry. Belle sono queste immagini, queste scene del gioco. Guardate, Adam e Cherry si abbracciano, essendo padre e figlia. Questa volta si va nella metropolitana, ragazzi. Facciamo il quinto livello. Partiamo. Ma stiamo molto attenti a non toccare l'acido. L'acido è pericoloso e vi fa perdere tutta la salute. Invece i nemici non lo sanno e ci vanno per errore. A volte l'acido è fisso sul pavimento. Ma stiamo anche attenti a questi getti che escono fuori. Andiamo avanti. Procediamo senza perdere altro tempo. Aspettiamo che escano fuori i getti e poi andiamo. Se toccate quei barili, esce fuori l'acido, vi avverto. Aspettate che l'acido va via dal pavimento. Questi nemici femminili mi hanno stancato, però. Non sopporto più questo cubo. L'abbiamo sistemato. In tutti questi anni non ho mai fatto questo gioco, questo let's play. Mi fa tanto piacere farlo. Vai, saliamo in superficie e indovinate dove siamo? Nella toilette. E nella toilette finiamo nel bar. E ci stupisce trovare tutto. Queste sono le grosse motocicliste. Tirano delle testate. Che a me non piace. Vediamo quanto tempo ci mette a sistemarle. Alcuni nemici hanno la barra della salute lunga. Guardate, stanno giocando a biliardo e hanno pure le stecche. Poi c'è il cabinato arcade.
con la difficoltà facile la salute dei nemici scende velocemente. Così si può andare avanti. Ora mi avete stufato. Guardate, c'è il canguro pugile, si chiama Roo. E fa il barista. Avete visto, stava pulendo un boccale di birra. Ora è il momento di sconfiggere il boss, Barbon. Vediamo di batterlo e vediamo di finire il livello una volta per tutte. E poi ci sono un sacco di moto, possiamo anche distruggerle. Ma il problema è che le motocicliste arrivano in continuazione e poi Barbon non sta fermo. È sempre nervoso e agitato. Vediamo se è forte il nostro Axel. Dai, dai, che ce la stiamo facendo. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. E vai, vittoria! Completato il quinto livello di Streets of Rage 4. Ora è il momento di salutarci. Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Fase completata. Siamo andati avanti.